Sì, lo so, questo sarà un video un po' più semplice del solito e forse per alcuni di voi un po' banale, ma ehi, volevo divertirmi un po' e condividere con voi le mie opinioni sulle principali fazioni di The Elder Scrolls V. Ci sarà da ridere o da piangere, non possiamo saperlo. Direi di non perderci in chiacchiere inutili e di iniziare subito con la prima fazione. Accademia dei Bardi. Francamente, l'ho inserita solo per sottolineare la sua inutilità. Per me è affascinante pensare che la capitale di Skyrim abbia al suo interno l'accademia più inutile e più noiosa di tutto il gioco, e ce ne sono solo due in tutta la provincia. E Winterhold ha quella migliore. Winterhold. Cioè, avete presente quello stronzo innevato che i locali osano chiamare città? Ecco. Quel posto di merda ha un'accademia che è più utile di quella fornita dalla capitale di Skyrim. Dalla grande capitale di Skyrim, vorrei anche aggiungere. Ho solo applausi da fare, complimenti a Solitude per averci deluso e soprattutto complimenti a Viarmo per avermi fatto perdere tempo prezioso. Dirò al mio gemello cattivo di lasciare alla porta di casa tua un sacco di merda. 0 stelle a questa fazione. Andiamo alla prossima. I compagni. Tante volte ho criticato questa fazione, ma questa volta cercherò di essere caritatevole, dai, perché no? Certo, Kodlak è un po' un fanatico ossessionato dall'onore, e Skjorr è un fanatico che vuole trasformarci tutti in grossi cani da caccia. Ma gli altri personaggi sono davvero carini. Personalmente provo un grande rispetto per Vilkas e Farkas, e poi c'è Ela, che tutti amano finché non incontrano Serana. Scherzi a parte, i compagni sono utilissimi per avere 3 cose: la licantropia, Uhtred e l'armatura nordica antica. Il resto è. Ok, l'armatura nera dei compagni è carina, sì, finché non indossate l'elmo. E le quest non sono male, anche se sono un po' ripetitive. Non mi credete? Ecco come funzionano le quest dei compagni. Fase 1, fai qualcosa per loro. Fase 2, uccidi Mano d'Argento con Farkas. Fase 3, fai qualcos'altro per loro. Fase 4, diventa un licantropo e uccidi Mano d'Argento con Aela. Fase 5, uccidi Mano d'Argento. Fase 6, uccidi altri Mano d'Argento. Fase 7, uccidi le streghe di Glenmoriel. Fase 8, uccidi Mano d'Argento per vendicare Kodlak. Fase 9, uccidi i primi compagni per liberare Kodlak. Fase 10, domandati se sei il capo oppure no. Oltre a questo, i compagni li ho sempre considerati un gruppo di guerrieri che vanno in giro ad uccidere le persone, ma che fanno tutto ciò che è necessario per non essere considerati degli assassini. In altre parole, sono mercenari. Certo, mercenari con dei valori, ma pur sempre mercenari. Darò 3 stelle a questa fazione. Andiamo avanti. Confraternita oscura. Perché entrare a far parte della confraternita oscura? Per Shadowmoor, per le vesti della confraternita, per gli indumenti dell'imperatore e per avere una scusa per uccidere dei tizi in giro per Skyrim. Ovviamente. Non fraintendetemi, la confraternita oscura è una fazione interessante e ci sono anche dei personaggi davvero interessanti all'interno del rifugio di Folkrit. Il santuario di Folkrit, se dobbiamo essere più precisi. Il problema è che crepano tutti: Visara, Gabriella, Festus Crex, Arbjorn, Astrid. Crepano tutti! E alla fine ci troviamo solo con Nazir, Babette e degli NPC senza personalità. E poi sì, vabbè, c'è la Madrenotte, ma chi se la incula? Per questo è di vitale importanza risparmiare Cicero. Perché senza di lui la confraternita oscura è deprimente. E non scherzo. Il santuario di Dawnstar è certamente migliore di quello di Folkrit, su questo non c'è dubbio, ma non c'è divertimento ad avere un santuario più grande se poi è praticamente vuoto. Non so voi, ma parlare con la propria eco è triste. Tuttavia, la quest principale di questa fazione è abbastanza divertente, ed è una figata infiltrarsi nella Cataria per affrontare il Penitus Oculatus e uccidere l'imperatore. Shadowmoor è il destriero più figo di tutto il gioco, e vale la pena ottenerlo, specialmente se vi sentite di voler creare personaggi particolarmente malvagi. L'alternativa sarebbe distruggere la confraternita oscura, ma ci si guadagna poco. Mi sarebbe piaciuto poter far parte del Penitus Oculatus e fare di tutto per impedire l'assassinio dell'imperatore, ma ehi, non mi lamento. Anzi, mi lamento, perché fa davvero schifo non poter aiutare l'impero in più di un modo. E poi andiamo, l'armatura romana nera è una figata pazzesca. Comunque, do 3 stelle a questa fazione. Penitus Oculatus. Non c'è alcuna soddisfazione ad aiutare il comandante Maro a distruggere la confraternita oscura. Se si sceglie di aiutare questa fazione, si perde soltanto. Ed è questo il vero peccato. Questa è stata una occasione sprecata, perché questi dovrebbero essere le guardie del corpo dell'imperatore, gli spettri, coloro che hanno sostituito le Blade e che fanno tutto ciò che è necessario per proteggere il trono. In Skyrim fanno letteralmente la figura degli idioti e vengono presi a calci in culo dalla confraternita oscura. Questa fazione si becca 0 stelle. Accademia di Winterhold. Quindi ritorniamo dallo stronzo innevato, eh? Bene, bene, non è che abbia di meglio da fare.
L'Accademia di Winterhold è una costante delusione, dall'inizio alla fine. Il fatto che ci siano solo 3 studenti e un fottio di professori è già terrificante di per sé, ma la cosa peggiore è che nell'Accademia non ci sono aule e gli studenti si esercitano lanciando incantesimi contro un cazzo di muro come fossero deficienti. La biblioteca è piccola e fa cagare. E non sto dicendo che avrei preferito una biblioteca come quella di Lothric in Dark Souls 3, anche se sarebbe stato davvero molto fico, ma mi sarebbe piaciuto anche qualcosa di più simile a quella nel tempio di Nightcaller. Non so se avete presente quella biblioteca lì. Nessuno insegna, nessun professore insegna, le magie devono essere comprate, perché ogni professore è di fatto solo un mercante del cazzo. La quest principale è carina, sì, ma poi si fotte il cervello quando decide che il Dovahkiin deve diventare arcimago sulla base di qualche decisione fatta dall'ordine Psychic, e l'Accademia accetta. Accetta anche se il Dovahkiin in questione non è neanche un mago e non sa una sega di magia. Ed è buffo pensare che questa Accademia, così orgogliosa della sua autonomia dalla politica imperiale, sia pronta a mettersi a 90 quando qualche elfo lo decida. L'orgoglio bretone, signori e signori. La battaglia finale contro Ancano è soddisfacente. Non ho intenzione di essere particolarmente cattivo nei confronti di questo antagonista, ma mi dispiace che un simile nemico sia stato inserito in una delle quest più ni di tutto il gioco. Non so se mi capite. E uno dice, cosa significa ni? Ni. Ni. Andiamo, lo sapete anche voi. Quanto si becca questa fazione? 2 stelle e può marcire nell'Oblivion. Impero e manto della tempesta. Ush. Tempesta, avete capito, no? Tempesta. Non nascondo le mie tendenze filo imperiali, ma qui non stiamo parlando di politica. Le due fazioni, da un punto di vista pratico, fanno entrambe schifo. Le ricompense ottenute da queste sono quasi del tutto irrilevanti e la guerra non porta a niente. Sarebbe stato bello distruggere l'ambasciata Valmor con il manto della tempesta o fare le prime operazioni contro il dominio. Sarebbe stato bello diventare generale sotto l'impero e ottenere quella fantastica armatura del generale Tullius. Porca puttana. Sarebbe stato bello in entrambi i casi assistere all'ascesa del nuovo re dei re di Skyrim, e invece, niente. Solo ridicole battaglie nelle fortezze e combattimenti nelle città. Combattimenti che, fra le altre cose, sono deleteri. Se combatti per l'impero, rendi Windhelm ancora più un cesso di prima. Se combatti prima della tempesta, trasformi Solitude in un cesso. E, in entrambi i casi, fai diventare Whiterun un cesso. Queste due fazioni sono solo capaci di incessire il resto di Skyrim. E, personalmente, non mi va. Non ho voglia. Ho dei gusti e non mi piace combattere per niente. Non voglio incessire Skyrim, ok? Mi va bene così. Bene. E poi mi sembra davvero stupido non poter dare ai giocatori la possibilità di unirsi ai rinnegati per fare una rivoluzione, per battere il re di Markarth e via così. Insomma, quello sarebbe stato figo, ma ne parliamo più avanti. Entrambe le fazioni comunque si beccano una stella. Blade. Ma vaffanculo. Una stella e tanti cari saluti. La Gilda dei Ladri. Probabilmente la migliore fazione di Skyrim. Se non mi credete, ecco cosa si può ottenere entrando nella Gilda dei Ladri. 4 set d'armatura della Gilda. L'armatura Nightingale, i poteri Nightingale, le armi Nightingale, la chiave dello scheletro, anche se poi dovete darla via, 9 mercanti, un amuleto e tanti, tanti soldi. Cioè, non scherzo, con la Gilda dei Ladri si diventa davvero ricchi. E si può commerciare con mercanti che hanno 4.000 septim con loro. E poi non dobbiamo dimenticarci la cosa più importante, Nocturnal, che va bene, sì, è una daedra e noi siamo tutti contro i daedre, bla 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 bla, ma guardatela, cioè come si può rinunciare a far parte di una fazione che vendere una creatura con una statua del genere? Ma è la migliore statua di tutta Skyrim, seriamente, e quella è la daedra più buona di tutta Skyrim, ma porca puttana. La quest della Gilda dei Ladri è un pochino stupida e Mercer Frey fa far la figura di cretini a tutti i membri della Gilda, ed è un dispiacere non poter indossare la corona di Barenzia, vi dirò, ma almeno giocare con loro dà delle soddisfazioni. Infatti quando si entra nella Gilda ci si ritrova in un cesso, ok? Quella è una fogna, ed è letteralmente un cesso, cioè è Windhelm ma sotto Riften, ok? E c'è anche il puzzo di merda, proprio come Windhelm. Ma c'è un lato positivo, perché al contrario di Windhelm la Gilda dei Ladri può migliorare. Andando avanti la puoi decessificare. Certo,
aperto. C'è ancora la puzza di merda. Ma si apprezza il tentativo di rendere l'intero posto più vivibile. È di fatto decessificato. Personaggi come Delvin Mallory, Vex e Brynjolf sono fra i più memorabili di Skyrim. E l'armatura Nightingale è una delle migliori di tutto il gioco. Considerando il numero di ricompense e di vantaggi che si ottengono facendo questa gilda e completandola, è davvero difficile non considerarla migliore. Alla gilda concedo 5 stelle e andiamo avanti. Dawnguard. Tendo a preferirli ai vampiri di Arkon, anche perché mi piacciono le loro armature, le armi, in particolare scudo e balestra, e poi perché Aesran è un figo della Madonna. La quest dei Dawnguard è praticamente identica a quella dei vampiri, e quindi posso solo dire che mi piace e non che è migliore, perché, beh, sarebbe davvero stupido da parte mia, ovviamente, perché sono la stessa quest. Però Forte Dawnguard è un bel posto. È grande, spazioso ed è anche pieno di NPC, anche se qualche volta sembrano un po' pochi. Non mi sono mai pentito di aver aiutato i Dawnguard. Anzi, io vorrei consigliare a voi di giocare questa fazione, anche perché vi beccate comunque Sarane, quindi non ci perdete niente, letteralmente. Dunque, do 4 stelle ai Dawnguard. Valkyar. La quest è praticamente identica a quella di Dawnguard, con una sola differenza importante. Qui si diventa dei signori dei vampiri. E ad essere onesti, è davvero una figata potersi trasformare in una bestia del genere. Credo che sia la cosa migliore di questa faziana, perché tutto il resto è piuttosto noioso. Non fraintendetemi, il castello è bello, grande, ed è divertente esplorarlo, ma combattere per Arkon è stupido. Il suo piano è letteralmente quello di distruggere ogni cosa e lasciare tutto in mano ai vampiri. Non è granché servire un tizio con un piano suicida, se mi permettete. Nonostante i suoi difetti, mi sono comunque divertito a giocare assieme ai vampiri, e dunque do 4 stelle alla loro fazione. Il barba grigia, davvero? Comunque, il barba grigia. Non sapevo se includerli o no. Tecnicamente, quando non ci alleiamo alle Blade, rimaniamo fedeli a Parthornax, e dunque barba grigia. E dunque alla via della voce. Quindi possiamo considerarli una sorta di fazione, a mio parere, e beh, è abbastanza brutto non poter ottenere le loro vesti. Ho sempre desiderato fare lo stronzo indossando le vesti di barba grigia, perché sì, non rompetemi le palle. Però, seriamente, questi vecchietti danno una grande mano a trovare gli urli, e poi beh, basta. La cosa che mi dispiace è che non fa molta differenza essere con o contro di loro, dunque si beccano una stella, così possono fare compagnia alle Blade. Rinnegati. Ho già parlato di loro, e mi dispiace che la loro fazione venga trattata in modo superficiale. La quest di Markarth è davvero affascinante e mostra il grado di corruzione e di oppressione all'interno del feudo, ma una volta liberati i prigionieri, la cosa finisce lì. Tanti saluti e a mai più rivederci. Sarebbe stato bello poter aiutare Madanak in una lotta contro lo Jarl Igmund e contro, sapete, le fazioni attualmente in guerra in Skyrim, ma a quanto pare ciò rimarrà solo un sogno. Mi dispiace da loro 2 stelle, do 2 stelle per pietà. Sangue argento. C'è la possibilità, durante la quest di Markarth, di mettersi contro Madanak e di aiutare Sangue Argento. Io l'ho fatto una sola volta e mi sono sentito un po' una merda. Personalmente non provo alcun rispetto per questa famiglia, e dunque li mando a quel paese e do loro una stella. Anzi, 0 stelle. Fai da Rikling Nord. A Solstheim si può scegliere se allearsi con una fazione di Rikling o con una fazione di Nord per conquistare la sala di Thirsk. Far parte di uno o dell'altra fazione non è molto soddisfacente, come quando ci si allea alle fazioni di Skyrim, ma questo non significa che non possa essere divertente, anzi, probabilmente è meglio provarle tutte e due e vedere quale si preferisce. Detto questo, le considero entrambe piuttosto irrilevanti e poco interessanti. Tuttavia, questo non significa che l'idea non sia stata carina, ma comunque si beccano 2 stelle, e anche lì 2 stelle per pietà. Lupi mannari di Solstheim. Una fazione completamente sprecata, una fazione completamente inutile, una fazione che dà solo delusioni insieme ad un senso di forte vergogna. Non so neanche perché esistono. Sarebbe stato bello se fossero serviti a qualcosa quegli sfigati, ma ahimè non servono un cazzo. Non so neanche perché esistono. 0 stelle a questa fazione e tanti cari saluti. Beh, ammetto che questo è stato un video più breve e più semplice del solito, e se vi piace ciò che faccio in questo canale potete iscrivervi, e se volete potete anche lasciare le vostre opinioni nei commenti. Potete condividere con me i vostri pensieri sulle fazioni migliori e peggiori di Skyrim, e detto questo, beh, mi sa che vi devo salutare. Alla prossima, e statemi bene, ok?